Il monumento straordinario visibile in queste immagini denota che questa sarà una puntata interamente dedicata ai monumenti ciclopici della Sardegna. Sigla. Duemila anni prima della nascita di Cristo, la Sardegna vede il fiorire di un importante monumento, il Nuraghe. Siamo appena entrati all'interno di questo nuraghe che è veramente suggestivo, si chiama il nuraghe Orolo ed è un nuraghe che sta proprio al centro della Sardegna e come vi abbiamo anticipato abbiamo trovato il nostro ospite che è Danilo Scinto e ha appena pubblicato un libro che si chiama Le Torri del Cielo. Ebbene, un'opera molto importante perché descrive anche nei minimi dettagli la costruzione dei nuraghe che tu dici sono forse 8.000 presenti in tutta la Sardegna. Sì, allora il censimento era già stato fatto e già preventivato da professor Lilliu quando nel 1960 parlava già della civiltà nuragica. E dai viaggi, diciamo, dalle misurazioni, i rilievi effettuati proprio nel territorio dell'isola mi sono reso conto che in moltissimi luoghi vi erano ancora nuraghi non censiti, ancora non segnati nelle cartografie esistenti, e questo porta a supporre che i nuraghi fossero molti di più degli 8.000, 7.000, 8.000. Poi oltremodo immaginiamo le distruzioni avvenute per opera degli spietramenti o addirittura l'occupazione che è stata fatta dei territori da parte dei centri cittadini. Queste fiaccole creano un ambiente, anzi torce creano un ambiente ancora più suggestivo, ci riporta indietro nei secoli ma soprattutto nei millenni quando appunto queste pietre sono state disposte, cominciamo a dire, con ardue fatiche dagli uomini. Però per smitizzare, ecco, alcune leggende tu hai anche studiato il modo e il metodo di costruzione, così puoi parlarcene. Sì, innanzitutto quello che vediamo è che il nuraghe, c'è da dire subito una cosa: dentro il nuraghe, io ho le torce, ma dentro il nuraghe non si può accendere un fuoco per poter fare un riscaldare o arrostire della carne. Diciamo, il nuraghe non è vivibile in qualità di abitazione, di casa. È soltanto illuminabile attraverso delle torce che, come vedete, creano quasi niente, poco fumo, altrimenti il nuraghe si sarebbe saturato di fumo in pochissimo tempo.